Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo momento. Non si sente? Oh, allora, di nuovo grazie per essere qui in questa serata piovosa, ma che sarà illuminata dalla figura di Maria di Magdala, dal fondo oro che ricopre la sua figura e da tutte le ombre che cercheremo di togliere, che cercherà Cristina Simonelli di togliere. E questo è il ciclo Risvegliare il femminile evangelico, ma è soprattutto l'accostamento attraverso altre ottiche, altri canali della inesauribile parola di Dio, dell'inesauribile ricchezza dei Vangeli. E quindi lasciamoci arricchire. Già oggi, partecipando al laboratorio, abbiamo sentito che potenza di immagini suscita Maria di Magdala. Allora io vi invito, così, con tutta semplicità, ad essere disarmati. Per noi maschi magari ci sarà qualche legnata sotto traccia, ma benvenuta sia. E adesso, se vuoi presentare, prima Francesco ci prepara, ci allieta e ci dispone con la sua musica all'ascolto. Lascio acceso. Due parole per presentare Cristina. Abbiamo questa sera, veramente siamo molto onorati di poter ospitare Cristina, di poterla ascoltare, perché Cristina Simonelli ha un curriculum coi fiocchi, è veramente una bravissima studiosa. L'abbiamo potuta ascoltare al laboratorio ed apprezzare moltissimo il suo stile, anche lo stile in cui propone quello che sa. E Cristina è la presidente del coordinamento Teologhe Italiane, che ci ha ricordato compie quest'anno 15 anni e insegna patrologia, cioè antichità cristiane, nello studio teologico di Verona e nella facoltà di Milano, di teologia di Milano. E di Cristina c'è qualcuno che la chiama, che dice essere la matrologa, una matrologa
e anche la matrologa che vive con i Rom. Ecco, perché c'è questa particolarità che Cristina ha vissuto per ben 36 anni in un accampamento Rom. E allora, prima di iniziare, secondo me questa è una curiosità che vorrei sentire da lei, ecco, una parola su questo, quindi un'autopresentazione. Oggi si parlerà anche di apocrifi, su questa storia che può essere detta apocrifa, di questa biografia della matrologa che vive coi Rom. Grazie, buonasera intanto a tutti e a tutte. Grazie di questo invito e di essere qui sfidando un sabato di pioggia dopo un giorno di sole, che è peggio, no? di un giorno di pioggia e basta. E, sì, questa domanda è molto simpatica e intrigante, perché apocrifo vuol dire nascosto, ma di fatto viene usato in tanti modi, non soltanto nell'antichità, ma anche nella contemporaneità. Perché, ad esempio, Ivana Ceresa, che è una teologa di Mantova, non famosissima, ma insomma è stata rilevante nel mondo delle pratiche alcuni anni fa, ha un pezzo molto bello dove dice: io voglio cercare le donne apocrife nella storia. E lei vuol dire quelle che la storia principale, l'avanscena, ha nascosto. Ma c'è una filosofa, Maria Zambrano, che invece dice che apocrifa, cioè inautentica, sarebbe la grande scena dei grandi eventi che occulta il mondo della vita. Allora, usando in questi modi, poi oggi insieme vedremo anche qualche cosa di che cosa si intende per apocrifi del Nuovo Testamento, per vedere alcune delle tradizioni nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, canoniche su Maria di Magdala, e alcune apocrife, quindi un altro uso ancora. Però quella domanda sulla me, in effetti sì, mi piace questa definizione di matrologa apocrifa, nel senso che per me viene prima lo studio, diciamo, è venuto anche con un pelo di sospetto, è venuto come luogo delle domande rispetto al mio contesto di vita, che era quello come primo, e che ha questo tratto dell'apocrifo un po', nel senso, da una parte, di aver avuto la grazia di poter trovare rilevanti delle vicende, dei nomi propri, dei volti che sono molte volte apocrifi, nel senso di tenuti nascosti, non in primo piano, e che però da un punto di vista marginale, quando lo usavo, lo vivevo tanti anni fa, e quando ne parlavamo tra noi, la parola periferie la usavamo quasi solo noi, adesso è diventata una parola riconosciuta al centro, diciamo, del sistema. Però questa visione delle periferie in qualche modo ha una parola da dire sul centro, dicendo che in qualche caso si ritiene importante ma è apocrifo. E quindi sì, diciamo, per me lo studio della scrittura, come appassionata, non come biblista, non sono una biblista, e lo studio della teologia sono nati come secondi rispetto a questo mondo della vita, e forse anche per quello che mi piace attraversare un po' con tratti periferici le grandi tradizioni bibliche e storiche per poter far spolverare un po' e tirar fuori quanto c'è ma rischia di essere sovrapposto o nascosto, quindi... Allora, le diamo la parola, questo uso dell'aspirapolvere, ecco, spolveriamo. Grazie Cristina, puoi usare quel microfono? Questo? Sì, meglio con questo, sì, va bene, così ho le mani libere, sì. Vediamo, se sono abbastanza disciplinata da obbedire alla posizione del microfono, poi se magari se mi sposto mi richiamate alla parola, se non si sente mi dite. Allora, con questa introduzione già, come dire, abbiamo messo a tema quello che cerchiamo di fare, cioè entrare, uscire, provare a vedere con che meccanismi riceviamo, leggiamo le pagine della scrittura e come questo funziona per noi, diventando potenza che trasforma in una direzione o nell'altra, ma non lascia le cose ferme. Così il titolo
preciso di questo nostro incontro, Maria di Magdala, è già una scelta di cui dobbiamo parlare, perché la vogliamo chiamare Maria di Magdala. Nel testo biblico, in greco naturalmente, si chiama Maria, Maria, e Magdalene, la Maddalena. Perché oggi torniamo con tanta insistenza a chiamarla Maria di Magdala? Sarà già una questione su cui ci confrontiamo. E l'altro titolo è Tra memoria e futuro, proprio in questo senso che dicevamo. Le memorie che riceviamo, anche quelle scritte, le leggiamo sempre in un certo modo. Non a caso questa immagine con questa bella Maddalena di, perché abbiamo avuto, come avete visto prima, qualche problema di passaggio di immagini dal mio file all'altro, quindi non tutte le immagini sono quelle che avevo preparato io. Questa di Crivelli, mi pare, mi diceva, una mirofora, eccola lì, la donna mirofora, noi lo usiamo un pochetto, però viene dalla tradizione greca, sono le donne che portano gli unguenti, gli aromi al sepolcro di Cristo naturalmente, per la resurrezione. Vedete che ha un'espressione interessante questo quadro, un po' arguta, un po' ambigua, un po' attenta, insomma, può essere tante cose. Ma il titolo già lì è Lettrici della scrittura. Lettrici chi? Certamente molte donne, donne bibliste, io ripeto, non sono biblista, ho lavorato con la collega Marinella Perroni che è biblista, però le donne, ma non solo le donne, anche degli uomini attenti a rileggere quello che era da spolverare nella scrittura, avvicinandosi ai testi biblici, anche a quelli tanto noti della nostra tradizione, che sarà la prima parte che facciamo, e anche poi a quelli della tradizione detta apocrifa, che sarà come un nostro secondo quadro, diciamo, ci avviciniamo, ma dicevo anche prima, facciamo, lo vedremo, è come se facessimo, adesso per fare luce su di voi, un po' di luce qua, un po' di qua, abbiamo delle zone di luce e delle zone di ombra. Di fatto noi ci avviciniamo alla scrittura, pensiamo di leggerla proprio lettera a lettera, parola a parola, in realtà partendo da nostre no solo anche personali, certo, non solo personali, ma anche modi di chiesa comuni di leggere, facciamo luce soprattutto su una cosa e lasciamo magari in ombra un'altra, oppure le leggiamo, ma dopo tante letture ci si sovrappongono e è come se nel file mio succedeva un po' così, perché è successo di tutto, si è un po' mescolato, è come se le mie immagini prima a casa erano belle distinte e poi tac tac mi si sono tutte sovrapposte, è successo un po' così nella proiezione, e di fatto è quello che noi molte volte facciamo. E lo facciamo, allora è importante che facciamo memoria, cioè memoria vuol dire andare a vedere, cercando un po' di ripulire, andare a vedere come questi testi ci giungono e che cosa spolveriamo, che cosa ci abbiamo messo sopra, ma anche renderci conto, per questo all'altra parte è futuro, renderci conto che queste letture nascono dalle nostre pratiche e tornano anche alle nostre pratiche. Dunque, lettrici della scrittura, una collega che si chiama Mercedes Navarro Puerto, biblista lei, in una conferenza poco tempo fa, diceva: le donne sono lettrici pericolose della scrittura, perché pericolose, capirai che sovversione, però siccome sono presenti nella scrittura, ma per tanto tempo l'hanno anche letta, ma come soggetti, diciamo così, non autorizzati, che entrano dall'esterno a riprendersi, a rileggere delle scritture che sono per tutti e tutte, e in qualche modo entrano nella stanza e muovono gli oggetti, o meglio li ripongono. Quindi in questo senso io riferisco di studi, la mia parte, quella che ho studiato io, riguarda soprattutto le tradizioni apocrife, ma di studi anche di colleghe che hanno messo in evidenza che cosa. Allora, intanto lavoriamo su, questa è proprio un'immagine, dopo, del dopo,
non, lì quella prima era un particolare, poi ce ne sarebbero delle altre, ma dove si vede Maria la Maddalena, Maria di Magdala, che andava al sepolcro il primo giorno dopo il sabato, il primo giorno della settimana, perché da lontano avevano guardato dove avevano messo, dove l'avevano sepolto, ma era il sabato e non ci potevano andare. Vanno per ungere il corpo, per fare quest'ultimo gesto di pietà, di affetto per il rabbi che era stato ucciso, giustiziato. Ma qui si vede un momento successivo. Si vede, diciamo, nell'immagine una cosa tipo questa qua, come la leggiamo nel Vangelo di Luca 24, il capitolo 24. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quegli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea. Diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Esse si ricordarono, questo è un verbo importante, con l'annuncio fanno memoria di tutto, si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici, che ormai erano ridotti per via di Giuda, e a tutti gli altri. E chi erano queste donne che annunciavano agli undici? Erano Maria la Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Allora vediamo qua, è uno dei tanti elenchi, il nome di Maria di Magdala compare 12 volte, ha contato la mia collega biblista, nel Nuovo Testamento, e quando compare nelle liste è sempre nominata come prima nei nomi delle donne, dunque compare in una posizione di rilievo. Danno questi tre nomi, anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli, ma queste parole parvero loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Tuttavia Pietro si alzò e andò a vedere, e poi il testo di Luca parla anche dei due discepoli di Emmaus che vanno a Emmaus, lo riconobbero allo spezzar del pane, ma prima allo straniero dicono: certe donne delle nostre ci hanno raccontato di visioni, di angeli, ma naturalmente, come dire, non ne abbiamo. Allora, noi che cosa troviamo in primo piano? Vediamo cosa c'era. Troviamo in primo piano che Maria la Maddalena, Maria di Magdala, questa è un'immagine recente di donne mirofore che si vanno al sepolcro, troviamo che è nominata in primo piano tra quelle che sono sotto la croce, guardando da lontano. Secondo Marco, possiamo anche pensare che proprio sotto sotto al momento del supplizio non lasciassero andare, a seconda delle narrazioni dei Vangeli che non sono identiche, più vicine, è nominata sempre per prima ed è sempre per prima in queste liste dei Vangeli che raccontano di questa manifestazione del risorto. Com'è però che abbiamo già dicevo io, abbiamo già annunciato anche questo dubbio sul nome. E perché dopo averla a lungo chiamata tradizione Maddalena, adesso preferiamo usare Maria di Magdala? Dal punto di vista delle parole del Vangelo si dovrebbe dire Maria la Maddalena, in un passaggio Maria chiamata la Maddalena sarebbe corretto, ma che cosa vuol dire e perché adesso ce ne smarchiamo? Prima, dopo torno a questa, andiamo a un'altra qua. Ecco, ci
ce ne smarchiamo perché su quell'immagine nascoste e sovrapposte, un po' è il doppio gioco che dicevo prima, il cono di luce fa luce su un aspetto e ne lascia in ombra un altro, oppure un altro meccanismo che troviamo spesso e che riguarda non solo le donne, ma spesso le donne delle narrazioni evangeliche, questo non solo uscire dal cono di luce e andare nel cono di ombra, conosce un altro meccanismo. Vengono sovrapposte e sovrapponendole le une alle altre se ne nascondono, una sopra l'altra si nascondono. Perché questa qua si può vedere chi è. Potremmo dire in un modo o nell'altro. Sono partite ormai così, devo dire che questa è un'immagine della peccatrice in casa del fariseo Simone, che si trova nel capitolo 7 del Vangelo di Luca. In un contesto di conflitto attorno al ministero di Gesù, attorno al suo modo di fare, che sta con i peccatori, parla con le prostitute, sta con gli impuri, attraversa le regole del sabato, fa di tutto, e c'è questo conflitto e lui dice: ah, voi siete come i bambini che giocano nella piazza e vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo intonato i lamenti e non avete fatto, ma che volete? È venuto Giovanni Battista che non mangia e non beve, dite, ha un demonio, è venuto il figlio dell'uomo che parla di sé, che mangia e beve, di te, con mangione un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E subito dopo il racconto dice: entrò nella casa di Simone il fariseo e mentre era lì che si vede lo squadravano, che c'è questo conflitto su di lui, entra una donna, una nota peccatrice della città, la quale, sciolti i capelli evidentemente, piange, versa il profumo sui suoi piedi, li bacia, li bagna col profumo, li asciuga con i capelli. E Simone, fariseo, pensa da sé: profeta, fosse profeta, saprebbe che tipo di donna è questa e non si farebbe toccare. No? Avete presente? Dice: molto le è perdonato perché molto amato, va in pace, non peccare più. Prima lui gli dice a chi si rimette, chi è più grato. Insomma, se volete possiamo prendere il testo. Ma allora, questa donna, la peccatrice pentita, abbiamo poi anche un'altra immagine, forse vediamo, perché questo crash delle cose ha fatto, lasciamo questa intanto, questa peccatrice pentita che lì non viene, non ha un nome, chi è? Proviamo, aspetta, vediamo se Stiamo su questa. Questa peccatrice pentita, abbiamo delle altre immagini, adesso voi ve ne vengono in mente tante, quindi come se invece io di proiettare una sola immagine, voi ne vedeste tante, perché certo la conoscete. Ci sono tante immagini di Maddalena, che è rappresentata non lì come l'abbiamo vista prima, avete visto? Eretta, elegante, e addirittura di là che fa così, che predica, e gli altri che dicono è un vaneggiamento, ma viene rappresentata come una donna penitente, qui sarebbe in casa di Simone il fariseo, ma una donna penitente, macerata dalla penitenza, con i capelli spesso sciolti, quello uno, abbiamo una del greco, che forse poi appare, con un teschio, come segno proprio, ricordati che sei polvere, in polvere tornerai, un senso di morte, e con il, pensi di trovarla? Proviamo a vedere, c'era, quindi adesso ricompare, e con però la penitenza si comporta anche nel senso che lei è sempre poco vestita, gli abiti che scendono, avete presente, adesso forse, eccola dai. Adesso vediamo una, questa qua. Quasi la vediamo. Allora, se noi diciamo, a volte, eccola qua, no, la vedo nel computer. Allora, noi diciamo, avvisatemi quando si vede, noi diciamo a volte, si usa dire, ma con quei capelli mi sembra la Maddalena pentita. Diciamo, il nome Maddalena, così come si è stampato nella nostra memoria collettiva e spesso anche iconografica, è l'idea che
la donna di Luca, il capitolo 7 di Luca, la peccatrice, e Maria di Magdala, detta la Maddalena, siano la stessa donna. Cioè che la Maddalena, e nella nostra tradizione occidentale chiamata più volentieri Maddalena che Mirofora, cioè capofila di quelle che portano gli unguenti alla tomba, sia la prostituta pentita. Tanto che non si può dire che Maddalena non esiste, Maddalena esiste nel nostro immaginario, è una figura potente, legata alla narrazione, al detto sinottico, i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli, è legata alla potenza della possibile conversione della misericordia. Dunque Maddalena, da quel punto di vista lì, è un'immagine importante, interessante. Il problema è nella sovrapposizione che non, niente nel testo, nell'insieme delle narrazioni evangeliche, che sono anche di più di queste che possiamo adesso nel poco tempo raccogliere, ci autorizza a dire che Maria e Magdalene di Maddala, eccola, vedete come sia pentita, ma porta nel proprio pentimento, nella penitenza, lo sguardo profondo, ma anche, vedete, è poco vestita, ha i capelli sciolti, porta con sé il ricordo della sovrapposizione, diciamo così, con quell'altra donna. Ma niente nelle narrazioni evangeliche ci autorizza a dire che sono la stessa persona. Assolutamente niente. Tanto che anche, certo, grande figura dell'epoca antica patristica come Gregorio Magno le aveva già confuse e sovrapposte, però grandi esegeti dell'antichità come Girolamo ad esempio, che leggevano con attenzione la scrittura, non le sovrapponevano, no, dicevano che sono diverse. Com'è allora, che cosa vuol dire la Maddalena? La Maddalena sembra indicare, a differenza di come vengono presentate molte altre figure femminili, le altre figure femminili nel Nuovo Testamento, che vengono presentate come moglie di, madre di, sorella di, è invece indicata con un nome che sembra indicare la città di provenienza. Segno comunque distintivo, segno di una particolarità, di un'eccellenza. E certo ce n'è un altro che viene indicato con la città di provenienza ed è un tale Gesù di Nazareth. È Nazareno che però noi rendiamo di Nazareth. Quindi vuol dire una città di appartenenza, Magdala, nel quale diversi scavi archeologici, anche in parte legati, curati dalla diocesi, dalla chiesa di Vicenza, stanno riportando in evidenza una sinagoga, una casa della chiesa, un luogo molto importante. Quindi sembrerebbe indicare un luogo così di eccellenza, però il fatto che nella nostra tradizione questo nome Maddalena, che vuol dire di Magdala, l'abbia fatta sovrapporre alla peccatrice pentita, consiglia adesso di diversificare. Lasciamo pure la importante eredità di una Maddalena come sia, ma vediamo che preferiamo chiamarla Maria di Magdala. E come è avvenuta la sovrapposizione? Verosimilmente in quel passaggio, si chiude quel passaggio del capitolo 7 di Luca e subito dopo all'8 si dice che seguivano molte donne, seguivano Gesù dalla Galilea. Appunto riparte con un sommario, una narrazione, in seguito se ne andava per città e villaggi, dunque un altro passaggio, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da malattie, da infermità. Maria, quella chiamata Ecalumene Magdalene, la Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li servivano con i propri beni. Questa è un'aggiunta di Luca. Ma se noi vediamo l'insieme di queste donne nel Vangelo di Marco, le vediamo comparire in un punto drammatico, come se prima ci fosse stata... No, va bene, diciamo, dove siamo?
come se prima ci fosse stata una zona di ombra, perché nel Vangelo di Marco, soltanto dopo l'arresto, la crocifissione e la morte in croce di Gesù, si dice che osservavano da lontano, Maria di Magdala e altre, le donne che lo avevano seguito dalla Galilea. Siamo nel capitolo 15, verso la fine del Vangelo di Marco. Però prima quel testo non aveva mai detto che c'erano anche le donne tra i discepoli. Però c'erano, quando si parla della croce, dice le donne che lo avevano seguito dalla Galilea. In Luca, quello che abbiamo appena visto, si parla invece prima di donne che lo seguono dalla Galilea. E tra queste, in prima posizione, viene nominata Maria di Magdala, dalla quale sono stati cacciati 7 demoni. Ma per quanto complesso possa essere il modo con cui nel Vangelo del Nuovo Testamento si parla della liberazione dal male dei posseduti, che molte volte viene presentato, mai in nessun passo c'è un'equiparazione tra la situazione di quello che è posseduto, sarà malattia, epilessia, malattia psichica, qualcosa di diverso, di negativo, ma mai viene detto che è così perché è peccatore, mai. Soltanto in questo caso la vicinanza e l'idea dei cacciati 7 demoni, in maniera totalmente unica e non legittimata dal passo biblico, ha fatto sovrapporre, nascondere la Maria di Magdala, viene chiamata nella tradizione anche apostola degli apostoli, primo nome nominato sotto la croce, primo nome delle donne discepole che seguono Gesù dalla Galilea, primo nome delle testimoni dei risorti, l'ha fatta non soltanto passare in un altro e sovrapporre un altro, ma sovrapporre sulla prostituta della casa di Simone, che lì non ha nome, che a propria volta è stata sovrapposta con Maria di Betania, la sorella di Marta, e con altre donne diverse da loro, che pure non hanno nome, che ungono il capo e i piedi di Gesù, ma prima della passione, in vista della sepoltura. Tutte queste donne, nel nostro immaginario, sono state compattate, come le mie slide, sovrapposte, nascoste, e tutte sono diventate la Maddalena, la peccatrice, che è un testo potente, un testo, se vogliamo dire, al cuore del Vangelo di misericordia di Dio, ma che però è un'altra persona, non è la prima testimone della resurrezione. Thank you.
questo che abbiamo visto fino qui è già, come dire, abbastanza significativo, proprio perché mentre ci aiuta, ci spinge a riconsiderare la forza, la potenza della memoria di Maria di Magdala, e ci fa anche riflettere, che se possiamo vederlo nel tempo breve soltanto in maniera sintetica, ma ci fa anche riflettere sul fatto che a noi sembra di leggere proprio tutto, come dicevo prima, come sta scritto. In realtà siamo selettivi, siamo guidati anche da altro, dall'interesse personale, ma anche da cose comuni, ecclesiali. Ma faccio un caso, non della nostra discepola, ma di Pietro, che vedremo adesso a breve nei passi, nei Vangeli detti, nelle narrazioni dette apocrife, sembra avere una sorta di litigio con Maria di Magdala, cosa che invece non troviamo nelle narrazioni, diciamo, dei Vangeli canonici. Però anche su Pietro noi facciamo come prima luci ombre, perché leggiamo delle cose e delle altre no. Leggiamo con tanta attenzione che fa la professione di fede: tu sei Cristo, il figlio di Dio, e Gesù è lui, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma subito dopo, diversi paralleli, e Gesù dice, fa un annuncio della passione e Pietro lo tira in parte, dice: ma che dici, questo non ti accadrà mai. E Gesù a lui, quando parlavamo in latino usavamo dire va de retro Satana, che non è proprio un complimento. Ora sembra, gli esegeti suggeriscono che non sia proprio va de retro, ma voglia dire vienimi dietro, mettiti alla seguera. Comunque Satana non è un complimento. Tu, tentatore, vuol dire l'accusatore, colui che vuole deviare dal piano. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ma noi li leggiamo in momenti diversi. All'altro diamo tutto il peso dell'istituzione. Tu sei Pietro e non si può spostare, è quello, è l'istituzione. Di qua va in sottotraccia, oppure quando rinnega Gesù e poi il gallo canta e lui piange, lo spostiamo sul piano morale. Come buono Pietro che si pente e piange per aver fatto. Cioè, le leggiamo, ma le leggiamo sulla base di... Così, quando Marta, la sorella di Maria, le altre sorelle di Betania, le altre donne, che carattere un po' come Pietro, Marta, è un po' mossa, un po' attiva, così, quando muore il fratello Lazzaro, e Gesù le chiede, ma tuo fratello risorgerà? E lei le dice, sì, lo so che risorgerà nell'ultimo giorno, come se eri qua prima. E allora lui gli dice, ma io sono la resurrezione e la vita, credi tu questo? E lei dice, sì, Signore, io credo che tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente che deve venire nel mondo. È uguale all'altra. E dopo ci potrebbe stare, io dico a te, tu sei Marta, e su questa Marta edificherò la mia chiesa. No, quello non c'è, lo dico io, per far vedere come leggiamo diversamente la stessa, non tanto la stessa professione di fede. Questo versetto che ho detto adesso non c'è, e quindi l'ho aggiunto, no, per carità, lo aggiungo per far vedere la forza. Ma leggiamo questo di Marta e lo leggiamo come dire, sì, si dice delle cose giuste, ma c'ha un gran brutto carattere, del resto si vede anche Luca, lei spignata, la sorella ascolta, lei sgrida, lei... Allora, lo leggiamo in un senso magari morale, magari di spiritualità, ma quello di Pietro, istituzionale, non si può spostare di un pezzo. C'è scritto, così come ci può essere scritto, ad esempio, nel testo di Paolo, nella lettera ai Corinti, le donne tacciano nell'assemblea. C'è scritto, e se c'è scritto, c'è scritto, a voi mica spostare. Ma appena prima c'è scritto, quando le donne profetizzano nell'assemblea, portino sul capo un segno dell'autorità. Quello lì, chissà che fanno, lasciamo stare. Oppure altre parti più importanti del Vangelo, dove c'è scritto non prendete doppia tunica, né oro, né bisaccia, porgete l'altra guancia. Sì, va bene, c'è scritto, ma beneficio d'inventario, non diventa la regola dell'economo della diocesi. Faccio per dire...
non è che sia una colpa, è magari un pelo di responsabilità non rendersene conto. In questo diciamo memoria e futuro, perché le letture, a seconda che spostiamo appena di un pelo, sono anche capaci di trasformare le nostre pratiche, o perlomeno di mettere in discussione delle cose che sono legittime, che abbiamo, che pratichiamo, che però non possiamo avere la presunzione di dire lo facciamo così proprio perché c'è scritto. Qualcosa perché c'è scritto, qualcosa perché ci siamo inculturati, per dire. Allora, che cosa vuol dire questa domanda? Questa è un'altra immagine della discepola Mirofora di Maria di Magdala, rappresentata a volte come capofila del gruppo, a volte come singola, che in alcune narrazioni, che sono anche narrazioni apocrife, adesso provo in sintesi a dire qualche cosa di questo, viene rappresentata come la discepola per eccellenza, come la discepola amata, come il discepolo amato. Sappiamo che c'è, ad esempio, nel quarto Vangelo, detto Vangelo di Giovanni, questa figura un po' enigmatica. La nostra tradizione l'ha spesso identificato con Giovanni stesso, cui in qualche misura viene riferito il Vangelo. Il discepolo amato che non si nomina sarebbe sempre lui. È certo una figura un po' apocrifa, anche lui, il discepolo amato, è un po' nascosto, è migrante nei testi, perché ad esempio vediamo questa rappresentazione di una sola donna sotto la croce, e anche questa donna che tocca, che vuol toccare, è Maria di Magdala, ma anche un po' ripresa non tanto dalla tradizione che Maria di Magdala sia la prostituta pentita, ma dalla tradizione che vede Maria di Magdala particolarmente vicina a Gesù, quella che lo ama, quella che lui ama, quella che intuisce profondamente la sua realtà. E allora possiamo provare a vedere due forme migranti del discepolo amato nel quarto Vangelo. Allora, e un po' diversamente dagli altri che sempre mettono questa lista di donne, non in tutto coincidono, sempre prima così, però dice al capitolo 19: stavano presso la croce di Gesù sua madre, è l'unico Vangelo che parli della madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Quante sono? Tre donne. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Dov'è? Allora, è chiaro, ci sono anche delle letture contemporanee, ma anche apocrife, poi, che alludono molto il discepolo che egli amava è Maria di Magdala, oppure un'altra di quelle donne. Dopo, in realtà, nel testo, quando dice madre ecco tuo figlio e al discepolo disse, usa il maschile per parlare del figlio. Non solo, ma nel capitolo successivo, che è il 20, uno dei più belli, è un po' narrativo anche, non soltanto secco come a volte negli apocrifi, ma uno dei più belli delle apparizioni, del manifestarsi del risorto a Maria di Magdala, dove Maria va. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora, andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Qui sono tre figure: Maria, Pietro e l'altro di cui non si dice il nome. Voglio dire, è questa figura, certamente in questo caso non è Maria di Magdala che corre ad avvisare gli altri due. Però quest'idea di questo discepolo amato che si nasconde in questa cifra e che è intimo di Gesù, un'altra cosa, quella non si è proprio nel passaggio, non abbiamo potuto mettere, sono delle letture alludenti molto, certo, ma alcuni che rileggono addirittura estendendo un attimo, spostando, facendo anche il dipinto di Leonardo dell'Ultima Cena, in cui il discepolo amato che posa il petto su Gesù
è rappresentato, in alcuni casi un po' efebico, ma in altri è rappresentato con fattezze quasi femminili. C'era in questa immagine anche uno che lo davano per antico, un antico, come si chiama, tipo quelli di Della Robbia, una ceramica antica, dove sembra abbastanza evidente la fattezza del discepolo amato è una donna. Ma non si tratta né di prendere il filone, per quanto è rappresentato non soltanto nella letteratura, anche un po' di cassetta contemporanea, Dan Brown e compagnia, il Santo Graal, eccetera, ma non soltanto questo tipo di filone, anche la letteratura antica detta apocrifa usa molto il registro erotico, ma non necessariamente, non sempre, non per escluderlo, ma non sempre per parlare direttamente di un rapporto erotico, ma è anche un modo per parlare di una grande vicinanza, di una... Quindi comunque tutto questo gira, ma certamente al di là di queste cose e di un rapporto di Gesù con Maria di Magdala, di un rapporto di Gesù col discepolo amato se fosse un maschio, di un modo di intimità particolare per rappresentare una particolare vicinanza, e certamente questa figura del discepolo amato, comunque sia da interpretare storicamente nel quarto Vangelo, è una figura migrante che un po' rappresenta il testimone, un po' rappresenta ognuno di noi, no? E in quel caso si mette in evidenza come, a differenza del Vangelo di Luca, che ha tante figure femminili, ma in posizioni non sempre di rilievo, il quarto Vangelo, Vangelo di Giovanni, è punteggiato da ruoli importanti delle figure femminili. Il progresso della professione di fede, fino a quella di Marta, è in volti femminili. E di fatto, dal momento che diciamo che al cuore della narrazione, le prime parti più antiche del formarsi del racconto evangelico sono stati non quelli da cui poi cominciano i Vangeli, ma i racconti della passione e delle manifestazioni del risorto, se tutti concordano, meno uno vedremo, se tutti concordano che più o meno vicini che permettessero i soldati ai suppliziati, a chi sta vivendo il supplizio, c'erano le donne, e i quattro Vangeli sono concordi nel dire che la prima manifestazione, pur con la paura, col dubbio, con lo stupore, con un progresso, un percorso di fede, ha raggiunto le donne, e se tutti concordano in questo, si può anche capire perché alcuni hanno avanzato l'idea: ma chi l'ha raccontati questi fatti? Da dove vengono i nuclei iniziali del racconto della passione e delle manifestazioni, se non dalle donne che c'erano? Notiamo quel gioco prima di luci e di ombre, che se fosse stato di uomini, forse, sentito senza offesa, sono meccanismi che superano i singoli uomini e donne che siamo qua, forse sarebbe stato un altro degli argomenti forti per dire: ah, sotto la croce c'erano gli uomini, cosa volete le donne adesso a dire che quel ruolo, quell'altro ruolo nella Chiesa, sotto la croce c'erano solo gli uomini e basta, questo vuol dire che voi dovete stare in secondo piano, c'erano solo uomini sotto la croce, solo uomini testimoni della resurrezione, che volete? Ma evidentemente altri passaggi come la chiamata dei dodici vengono registrati anche dal punto di vista istituzionale. La presenza delle donne, quando anche è riconosciuta, resta nel registro della devozione, della spiritualità, dell'eccellenza magari spirituale delle donne, ma è per dire il modo diverso con cui le leggiamo. Dunque, la discepola amata, il discepolo amato, in qualche misura ci rimanda alla testimonianza delle donne discepole anche per la concrezione e la formazione dei Vangeli, e ci rimanda anche alla possibilità di ognuno e di ognuna di fare il percorso del discepolo amato, di essere testimone, annunciatori, e in questo senso. E ci rimanda anche a tutta una serie di altra letteratura che è molto grande e sulla quale dico alcune cose sintetiche, poi insomma si può trovare anche girando
online, tutto sommato si trova anche qualcosa di taroccato, ma anche delle buone informazioni su queste cose. Perché mentre sui Vangeli mediamente si pensa che uno che viene a sentire un sabato pomeriggio una cosa così, i testi dei Vangeli più o meno li conosce, ma qua andiamo su una letteratura molto ampia. Che cosa vuol dire apocrifi? Dicevo prima rispondendo a Marina, vuol dire nascosti. L'uso antico, che so, quando li non è uguale, perché per questi autori della Chiesa antica, per Ireneo, sono negativi, perché non sono, sono parte di gruppi che non vogliono mettere tutto alla luce del sole, spesso gnostici, eccetera. Origene, che già ama di più anche le cose un po' laterali, non ne ha una visione così negativa della parola apocrifo. Però noi li abbiamo raccolti in una prima raccolta intera, perché sono conosciuti ma sparsi, uno di qua, uno di là. Questo tale Fabricius nell'inizio del 1700 ha fatto una raccolta. Quando ce n'è una raccolta si comincia a ragionare di un corpus, di un insieme di testi. E quindi, anche se ogni tanto riapriamo il cantiere delle classificazioni degli scritti cristiani antichi, adesso noi troviamo questa classificazione, che era in uso anche nel catalogo detto gelasiano, cioè di parlare di canonici, di testi apocrifi e di testi discussi. Oggi ogni tanto riapriamo perché diciamo sono interessanti comunque per capire la mentalità degli autori antichi, perché ad esempio uno scritto di Ireneo o di Origene che non sono parte dei Vangeli, del canone, li leggiamo, li facciamo scuola in un corso che si chiama di patrologia, e questo qua, se c'è voglia e tempo, forse un appendice che sono gli apocrifi. Sono comunque testi tra interessanti. Che cosa servono a fare? Intanto è come se quelli che sono riconosciuti a fine del secondo secolo come canonici, come Vangeli, poi sono un po' protetti, e dunque abbiamo qualche variante, ma poche. Questi altri restano liberi, dunque proliferano, ce ne sono tantissimi, tante versioni, e hanno varie cose. Alcuni, come quello detto di Tommaso, sono una raccolta di detti di Gesù. Altri sono percorsi degli apostoli, tutto il ciclo di Pietro, tutto quello di Tommaso, cioè rispondono a varie cose, a volte di devozione. Se certamente avete presente la Cappella degli Scrovegni a Padova, le narrazioni dell'infanzia sono prese in parte dai Vangeli dell'infanzia canonici, in parte dagli apocrifi, che sono come un canone popolare di devozione. Perché? Perché va bene, ma sarà nato così, sì, ma io voglio sapere di più, ma che ha fatto da bambino, ma la sua mamma, la sua nonna, i suoi parenti, cioè risponde anche a un oggetto, diciamo, di curiosità, molte volte devota, a volte un po' problematica, come quando in certi apocrifi Maria si gira, ah, ecco bambino, come se fosse piovuto dal cielo, perché sono magari, come si dice, doceti, cioè testi che vorrebbero dire sì, umano, ma insomma fino a un certo punto umano, andiamoci piano. Quindi così ce n'è tutta una serie, di cui fanno parte quelle che interessano adesso a noi. Ecco, anche questo è una presentazione della cena, in cui, come si vede, il discepolo amato lì è chiaramente una discepola, ripresa così. E questo è lì da tempo, dunque adesso non saprei dirvi dove ho preso l'immagine. Allora, alcuni di questi scritti apocrifi, in questo senso, a volte di curiosità, estendono anche i cosiddetti dialoghi del risorto e danno luce a un apostolo, a un apostolo, a qualcuno, a un altro, più di un altro. Dialoghi del risorto, perché si fa presto. Allora, secondo Giovanni, tutti i discorsi di Gesù, il quarto Vangelo li fa alla cena, no? Quella lunga parte. Secondo Luca, che lo fa prolungato, dopo stette con loro 40 giorni parlando loro del regno di Dio. Va bene, ma cosa ha detto per 40 giorni? Allora, cosa sui quali i testi canonici sono estremamente sobri, non si sbilanciano oltre questo, molti di questi testi apocrifi aggiungono parole, 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 insegnamenti, avrà detto, un po' di curiosità, un po' per mettere le loro visioni. Dunque ci sono tanti cicli detti di dialoghi del risorto,
che uniscono in questo caso anche in pole position un apostolo, un'apostola, una figura, questi naturalmente parliamo di Maria di Magdala. Però, ad esempio, Tommaso detto Didimo, noi in Occidente siamo mediamente convinti che è detto Didimo perché ci avrà avuto un gemello, eppure un po' ficcanaso, e non è che sia proprio per noi una figura molto luminosa il Tommaso. Ma nella tradizione siriaca e indiana, comunque orientale, viene, e nei suoi cicli apocrifi, viene chiamato Didimo perché è gemello di Gesù, perché proprio lo conosce benissimo, è il suo discepolo preferito e vuol toccare perché vuole avere una prova della fede vicina. Dunque, lo stesso testo può essere... Allora, noi qua interessa di tutto questo, che sono tantissimi scritti, interessano il cosiddetto Vangelo di Maria... sono tutti di provenienza egiziana, scritti in copto, che è la lingua egiziana, scritta con caratteri greci. Quando gli mancano le parole copte, ce le mettono direttamente in greco, come quest'altra che si chiama tutto il libro Pistis Sophia, che in greco vuol dire fede, sapienza, così taccati come titolo. In questi due codici, uno breve e brevino, e ci mancano pure strappate delle pagine, e l'altro invece molto lungo, molto complesso, possiamo dire che danno luogo a una serie in cui i dialoghi del risorto sono, hanno come protagonista, come discepola amata, che sa di più, Maria di Magdala. L'Empisti Sofia c'è... racconto gnostico di questa entità divina, spirituale, che decade e deve risalire al cielo, alla situazione precedente, c'è una serie di preghiere penitenziali che lei fa, e c'è anche però la cornice narrativa. Nella cornice narrativa c'è lei che parla. E cosa succede? Succede che Gesù l'interroga, fa delle domande o gli spiega degli insegnamenti, e Maria, nell'uno e nell'altro testo, ve li metto insieme e poi concludo presto, ma vi leggo qualche passaggio, e Maria sempre, io, lo so io. Non è neanche simpaticissima in questi testi, perché sa tutto a lei. E lei viene rappresentata come la più vicina a Gesù, quella che ha veramente capito, parlano anche gli altri, anche le altre, ma quella che riceve più lodi, viene rappresentata come la discepola per eccellenza. Allora, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che questi testi, che sono tardivi rispetto al Nuovo Testamento, evidentemente lo commentano in qualche modo, sono, diciamo, tra fine secondo e terzo secolo databili, e sono testi che hanno una storicità, nel senso che ci danno delle informazioni su Maria di Magdala, quella dei Vangeli. Non si può dire questo perché c'è troppo tempo in mezzo, sono troppo secondari rispetto alle narrazioni antiche. Allora sono inutili, non hanno nessuna storicità? No, la domanda storica che possono reggere è: quali comunità e per quale motivo nel terzo secolo hanno narrato di sé presentandosi nella figura di Maria di Magdala? E ulteriore passo, vedete, la mia mente è intelligente, dice Empisti Sofia, ma temo le minacce di Pietro che non mi vuole far parlare. Questi testi mettono in scena, oltre questo protagonismo di Maria di Magdala, apostola degli apostoli, mettono in scena un conflitto tra lei e Pietro, per chi è legittimato a portare la memoria di Gesù, anche molto pesante. Perché, concludo subito, vi leggo questi passaggi, essi rimasero tristi nel Vangelo di Maria, piangevano forte dicendo: come possiamo andare dai gentili e predicare loro il Vangelo del regno del figlio dell'uomo? Uccideranno anche noi. Si alzò Maria, salutò tutti e disse: non piangete, non siate malinconici, neppure indecisi, la sua grazia sarà per intero con voi, vi proteggerà. Lodiamo la sua grandezza, ci ha preparato e fatti uomini. Così dicendo, Maria volse al bene la loro mente. Allora Pietro, cominciarono a discutere delle parole del Salvatore, che significa il suo insegnamento. Allora Pietro disse a Maria: sorella, noi sappiamo che il Salvatore ti amava più delle altre donne. Comunicaci le parole del Salvatore che tu ricordi, quelle che tu conosci, non noi, che non abbiamo neppure udito. Maria rispose: quello che a voi è nascosto ve lo comunicherò. Con questa cosa nascosto e rivelato. Allora,
ci sono alcune frasi, pagine strappate, abbiamo il parallelo di Pististofia. Nei testi di Pististofia effettivamente vengono presentate anche delle dottrine gnostiche, delle forme effettivamente un po' strane. Dobbiamo pensare che il dialogo che sto per leggere e che si svolge subito dopo si riferisca alla stranezza degli insegnamenti gnostici, o c'è qualche cosa anche di più largo, proprio un conflitto sulla legittimazione dell'annuncio di Maria e delle donne, evidentemente non del Vangelo, ma delle comunità che hanno prodotto questi testi apocrifi. Allora, parlò. Andrea disse: dite cosa pensate di quella che ha detto lei, perché io almeno non credo proprio che Salvatore abbia detto questo. Sono dottrine strane. Allora parlò anche Pietro. Si rivolse agli altri e disse: sembra un altro, diverso da quel Pietro di prima, cioè lo stesso, ma che gli ha detto, parla, racconta. Ce li dice: ma il Signore ha parlato realmente in segreto e non apertamente a una donna, senza che noi lo sapessimo? Ci dobbiamo ricredere tutti e ascoltare lei? Ma che l'abbia anteposta a noi? Non credo proprio. Allora Maria pianse e disse a Pietro: Pietro, fratello mio, che cosa credi dunque? Credi tu che io l'abbia inventato o che io menta riguardo al Salvatore? E interviene Levi, che sarebbe Matteo, e dice: ma Pietro, tu sei sempre irruente. Ora io vedo che ti scagli contro la donna come gli avversari. Se il Salvatore l'ha resa degna, chi sei tu che la respingi? Non v'è dubbio, il Salvatore la conosceva bene. Per questo amava lei più di noi. Dobbiamo piuttosto vergognarci, rivestirci dell'uomo perfetto e andare ad annunciare. E sotto, punto. Vangelo di Maria, che probabilmente però è il titolo, perché i testi copti mettevano il titolo in calce. Allora, testo interessante, intrigante, testi dei quali non abbiamo le comunità interpretanti. Quindi non possiamo fare come facciamo noi dei Vangeli adesso a dire: hanno inteso quella frase a Pietro istituzionale, quella Maria solo morale, perché abbiamo una storia di una comunità interpretante che a torto o a ragione ha dato un filo di lettura. Questi sono rimasti, sono stati ritrovati quasi miracolosamente, le loro comunità sono state disperse, noi non sappiamo la loro interpretazione. Certo è interessante porsi proprio questa domanda: che cosa hanno voluto mettere in scena queste comunità che nel III secolo, per parlare di sé, si sono raffigurate nel Maria di Magdala e hanno anche messo in scena un conflitto, evidentemente un conflitto ecclesiale, tra una tradizione di Pietro e una tradizione di Maria. Noi non lo sappiamo, ma questo resta aperto, perché attorno a queste figure noi troviamo ancora, dopo la spiego questa, noi troviamo ancora che si muove altro. Perché, mi sembra 2 anni fa, Papa Francesco, nei suoi vari tentativi, nella situazione della Chiesa Cattolica, nella sua visione, insomma in tutto questo, negli spazi che trova di dire anche le donne fanno parte di questa comunità, fra le varie cose ha istituito la festa liturgica, c'era già una memoria a livello della liturgia, diventata più importante, la festa liturgica di Maria di Magdala il 22 luglio. Che significato ha? Che cosa gli si attribuisce? Gli si attribuisce anche molto di più, perché il segretario della Congregazione per il culto divino, eccetera, eccetera, così spiega, ha ragione, San Tommaso d'Aquino usa questo termine, apostola degli apostoli, applicandolo a Maria Maddalena. Ella è testimone del Cristo risorto e annuncia il messaggio della resurrezione del Signore come gli altri apostoli. Dunque non è neanche come in altri passaggi che lei dice apostola degli apostoli, va bene, li riconosciamo che ha fatto da transizione perché poi gli apostoli annunciano. Questo è un testo molto forte che vuol dire qualcosa non solo della lettura delle tradizioni antiche, ma anche della nostra realtà. Perciò è giusto che la celebrazione liturgica di questa donna abbia il medesimo grado di festa dato alla celebrazione degli apostoli nel calendario romano generale e che risalti la speciale missione di questa donna, che esempio e modello per ogni donna nella Chiesa. E
si può osservare che il prefazio proprio nuovo preparato per questa festa in latino afferma che Cristo le apparve, e in latino dice che la onorò apostolatus officio, cioè con l'incarico, con l'ufficio, col ministero dell'apostolato, esattamente come quello ha spiegato sopra, è apostola come gli altri. Però nel testo italiano è stato reso, ha dato a lei l'onore di essere apostola degli stessi apostoli, cioè ritorna un pelino indietro. Ecco. Cosa voglio dire? Voglio dire con questa immagine non è come quelle della cena che ho proiettato prima, un remaking contemporaneo di quelli che in qualche modo, ho trovato uno un incontro l'altro giorno, era proprio... non smetteva più, proprio decisissimo che era sua moglie, ma io guardi non mi sembra, però se lei crede così dica come vuole, però non è un remaking di quel tipo lì. Questo è un testo, è un di antico di Bosch, c'è scritto pure Hieronymus Bosch, trittico del martirio di Santa Giulia di Corsica, Palazzo Ducale di Venezia, a Santa Giulia di Brescia. Ci sono anche delle immagini, una molto delicata di lei crocifissa, questa Giulia è una martire venerata in Sardegna, poi si dice che il suo corpo crocifisso è stato via mare, è andato a Livorno, poi a Genova, poi a Brescia in vari modi, per cui sono queste le mappe italiane della devozione a questa Santa Giulia, che dà pure il nome a una chiesa importante, a un museo di Brescia. È l'idea di uno dei tanti martiri che sono sempre racconti efferati e antichi, in cui, come Pietro, Andrea Storto, Pietro Rovescio, questa Giulia viene venerata come crocifissa. Però certamente, alla luce anche di tutto questo, immagini così oggi risuonano potenti. C'è un testo antico di martirio, di martiri di Lione Vienne, dove si parla di una tale Blandina che viene appesa a un palo, e il testo dice del secondo secolo, riportato da Eusebio, dice: e i compagni di martirio in lei, attaccata al palo, vedevano il Cristo crocifisso. Immagini come queste, o quella che certo vi è cara, della Madonna della Misericordia o del manto, osano anche di più di apostolatus officio, e osano di più venendo anche dalla tradizione, cioè hanno la forza di riportare allo sguardo comune, per tutti e per tutte, non soltanto per le donne, per tutti e per tutte, la possibilità di intendere anche nella devozione filiale a Maria un'immagine anche della maternità di Dio, e nel martirio di queste donne la affermazione che, come le donne, Maria di Magdala e le altre, sono sotto la croce e annunciano, testimoni della risurrezione, hanno nella vita, nella spiritualità, e forse potrebbero anche altrimenti avere tutta la forza di sequela e di diaconia di essersi rivestite di Cristo come tutti nel battesimo, e rivestirsi di Cristo anche nel servizio autorevole alla comunità. Thank you.
Un grazie, un grande, grande grazie a Cristina. Mi ha fatto un intervento bellissimo, ricchissimo. C'è, se volete, qualche minuto, se qualcuno vuole fare un intervento, una domanda, uscendo poi in fondo trovate il libro che Cristina ha scritto su Maria di Magdala assieme all'amica e collega biblista Marinella Perroni, qualche altro libro sulle donne dei Vangeli in cui si parla anche di Maria di Magdala. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere o chiedere una domanda, ecco, abbiamo ancora un po' di tempo. No, ce l'avevi, tu falla vedere se la trovi lì. No, dov'è? La Santa Giulia di quella Brescia, di Brescia, che è un'immagine potente, crocifisso. Sì? Faccio io una domanda. Sì. Una curiosità, mi ha acceso una lampadina parlandomi un po' della sequenza dei brani, delle scritture, storica, temporale anche, per cui gli apocrifi vengono dopo e identificano un pensiero di alcune comunità. Noi stiamo facendo circa questo adesso, in questo momento, nel senso che incarniamo una storia e la attualizziamo a seconda di quello che stiamo vivendo. Però la domanda che faccio io è, partendo dal fatto storico, che è quello che interessa meno, che dopo è stato narrato nelle scritture, in parte sacre, in parte di approfondimento, mi sembra di riconoscere un po' che abbiamo invertito l'ordine delle scritture, nel senso che le prime, per quello che risulta dagli archeologi, i primi scritti sono le lettere di San Paolo, e dopo ci sono stati i Vangeli come scrittura. E lei prima ha citato Paolo che diceva: voi donne restate zitte. E se noi leggessimo le scritture con questa sequenza, potremmo leggere che i Vangeli sono stati un completamento di quello che Paolo, comunicando alle comunità, non è riuscito a comunicare fino a fondo, per cui anche la presenza femminile dei Vangeli andrebbe letta dopo Paolo e non prima, perché questo cambia molto, perché se noi diciamo i Vangeli, le donne erano qui, erano lì, erano considerate più o meno, dopo arriva San Paolo che dice: chiesa, donne, voi restate zitte, e da lì la chiesa ha messo le donne con la museruola. Se noi invece invertiamo l'ordine e diciamo: Paolo ha raccontato la sua versione di San Paolo, donne state zitte, adesso un po' semplifico, e dopo ci sono stati i Vangeli dove presentano però queste donne, per cui potrebbe essere anche una riabilitazione che è stata nascosta mettendo Paolo come suggello e non come apertura di questa fase di scritture. Ma adesso sul, ad esempio, il ruolo delle donne nel quarto Vangelo, anche una degli impianti anche di Marinella Perroni è che, al di là della storicità di quelle figure, sia la testimonianza della comunità giovannea nella quale le donne avevano autorevolezza. Dunque è anche possibile, solo in parte e per qualche aspetto, una lettura di quel genere. Ma diciamo che di Paolo, intanto Paolo e, diciamo così, Giovanni, che pure figura complessa con intorno molte interpretazioni, è l'autore del Vangelo, poi l'Apocalisse, mettiamo Paolo e Giovanni e le comunità paoline e i giovanniti cosiddetti, sono tradizioni molto particolari e molto complesse. Se noi vediamo nell'insieme il Nuovo Testamento, non c'è certo quello che poi è stato accolto nel secondo secolo come Nuovo Testamento, ma non c'è soltanto, e anche il processo che vi ha portato, non c'è soltanto la cronologia precedente di Paolo, ma c'è un conflitto su Paolo e su paolinismo molto evidente, perché dietro la formazione un po' media, un po' concordista del canone così come si è configurato, ci sono gruppi di paolinisti estremi, di cui uso un nome, ma poi arrivo alla sua domanda più precisamente, un nome un po'
tecnico, qualcuno forse lo conosce, uno è Marcione, il quale propone per primo di raccogliere le scritture levando tutto ciò che è ebraico e tenendo solo Paolo e parte di Luca. Ci sono al contrario dei giudeo-cristiani estremi che ritengono, ad esempio nelle pseudo-clementine, ripingono Paolo come il nemico e il vero eretico, colui che ha venduto l'eredità del Messia Gesù alle genti. Troviamo un eco di questo grande conflitto da cui nasce il cristianesimo di cui noi siamo figli, che è Petrino, Paolino, di Giacomo, è più plurale, in Galati 2 e più edulcorato nel capitolo 15 degli Atti, dove si deve decidere se diventare cristiani vuol dire passare dall'ebraismo, circoncidere gli uomini, o se non è possibile fare diverso. Dunque, Paolo non è solo prima cronologicamente, è un personaggio molto importante del cristianesimo che abitiamo, ma è anche conflittuale all'interno della grande tradizione. Tuttavia, Paolo, che ha dei tratti non favorevolissimi alle donne, proprio per questo è estremamente importante per la figura delle donne nella comunità antica. Forse un po' meno per Maria di Magdala, effettivamente, perché quando dà la lista delle apparizioni secondo lui, nei capitolo quindicesimo della prima Corinti, e poi nel foglio c'è un po' di nomi, di numeri, dice: è apparso a Cefa ai dodici, poi è apparso a Giacomo, il fratello di Gesù, e ad altri, poi è apparso a 500 insieme, ultimo è apparso a me. Dunque, rispetto a Maria di Magdala, in Paolo troviamo effettivamente o il fatto che non conoscesse quella tradizione, o, come qualcuno afferma, il fatto che sarebbe stato non utile una testimonianza delle donne che non aveva valore giuridico. Questo però si rifrangerebbe poi sui Vangeli, perché avrebbero dovuto fare un'invenzione così controculturale da esporsi al ridicolo di mettere proprio al cuore del loro sistema le donne, quando anche nella storia successiva, per disprezzare un gruppo eretico, si dice: quel gruppo lì sono evidentemente eretici, fanno parlare le donne. Dunque ci sarebbe questa doppia questione, però resta un punto. Però Paolo, nella lettera ai Corinti, i due passaggi che dicevo sono in tensione tra loro, perché lì dice tacciano, ma di là le mette con un segno dell'autorità, profetando nell'assemblea. Ma ancora più interessante, ma mettiamo che sia pure un pelino misogino, preferirei, mettiamo, perché lo dicevo prima loro, io adoro i misogini, perché siccome la lingua batte dove il dente duole, ci danno tante informazioni, gli autori misogini antichi danno tantissime informazioni sulle donne. Mettiamo che sia nel capitolo 16 della lettera ai Romani, qualcuno dice che sia rivolto forse alla comunità di Efeso, comunque è nel canone, e Paolino, riconosciuto autentico nella lettera ai Romani, dice: vi raccomando Febe, nostra sorella, e il testo dice in greco diaconos kai prostatis, diacona e responsabile della chiesa di Cencre. Dopo vi dico, se c'è tempo un po' tardi, ma vi dico l'iter di queste traduzioni: accoglietela nel Signore, come si addice ai santi. Ella ha protetto molti e anche me stesso. Salutate Priscilla e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa, sono grato a loro, a tutte le chiese. Salutate anche la comunità, la chiesa, ecclesia, che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio carissimo Epeneto, primo a credere in Cristo nella provincia di Asia. Salutate Maria, copiao è il verbo, che ha faticato molto per noi, che è il verbo del ministero. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Sono apostoli insigni che erano in Cristo prima di me. Ampliato, Urbano, Narciso, Erodione, Trifena, Trifosa, Rusa, Sincrito, Filologo e Giunia, Nereo e sua sorella, Olimpasse e i santi. Cioè, quando parla dei ruoli autorevoli delle comunità, saluta tantissime donne. Se mettiamo che personalmente avesse dei sospetti nei confronti delle donne, questo vale il doppio, perché se aveva sospetti saluta, chiamando tra l'altro apostoli insigni, delle coppie come Priscilla e Aquila, Giunia e Andronico. E poi c'è la vicenda di questa Febe, diaconos kai prostatis, e della migrazione della sua presenza nel testo, perché
la versione precedente, su questo si basa anche tutta la questione sulle diacone, non su questo, anche su testi liturgici delle diacone, ma nella versione CEI precedente si diceva diaconessa della comunità di Cencre. Adesso l'hanno cambiata, questa nuova, hanno scritto al servizio della comunità di Cencre. Ho detto, ma scusa, ma perché avete cambiato così quando avevamo parlato? No, guarda, perché era un anacronismo. Perché nelle lettere autentiche di Paolo, come questa, l'istituzione diaconato presbiterato non ci può essere successiva. Ah, e perché nell'inizio della lettera ai Filippesi, dove saluta i presbiteri e i diaconi, lì avete lasciato diaconi? Però non è una cosa pericolosa, perché nel nostro lezionario questo passo c'è una volta soltanto e senza il versetto di Febe, per non sbagliare. A proposito di luce e ombre. Comunque, diciamo, la sua opinione non è solo sua, si trova, c'è qualcuno che lo sostiene, è una cosa molto interessante. Saluto, ringrazio tutti quanti. Io spero che tornerà a un'altra volta chiamata da Marina, chiamata da Fra Hermes, chiamata da tutti noi, perché obiettivamente, insomma, credo una forza dirompente così grande, credo, cambiamo, no? Cambiamo.